perché Harry Potter parla di certe cose che non lo so se sono successe davvero, infatti può essere che sono finite, impossibili. Infatti lui è un ragazzetto che pare normale, invece fa le magie, infatti poi lui sta in una famiglia di pensioni, ma lui no, perché se è fatta la magia è dimagrato. Però allora lui va a fare la scuola dei maghi, dentro la scuola ci stanno i ragazzini buoni e quelli un po' figli della maga mazzozza. Poi loro fanno la partita delle sciarpe da Roma, Harry Potter c'ha la scopa da Nike e dicono tutto quello di Harry Potter. Poi dentro la scuola c'è sta Renato Zero che è cattivo, gli dire i sorcini, non fa niente perché lui gli fa la magia e vince, tutto merito di Harry Potter. Poi allora sta dentro un bosco di notte, ma lui non si caga sotto perché fa le magie, tutto merito di Harry Potter. Poi insieme alla amichetta sua la sconfigge uno cattivo, amico di Renato Zero, e voleva prendere il sorcio morto prezioso. Allora lo vincono perché si sono parati a fare magie, tutto merito di Harry Potter. Un amico mio pelato moscia i capelli perché ha fatto la magia, tutto merito di Harry Potter. A ricerca della felicità. C'è stato un negro morto di fame che per lavoro fa quello che va in giro di corsa con la valigetta. E infatti lui sta sempre a correre con sta valigetta, che infatti lui la deve vendere, ma non ci riesce, perché quelli che la devono comprare non ci riescono a stargli dietro. E infatti lui talmente corre tanto che a un certo momento non gli serve più manco una casa, infatti va col figlio a dormire dentro al cesso e poi si pensa tra sé e sé, io devo svoltare sta vita, devo diventare famoso, devo essere un fio della mignotta. E infatti va a scuola per diventare fio della mignotta paraculo. Allora poi va una partita da Roma e la vita gli cambia per sempre e diventa un'altra persona. E poi un po' si ferma e al figlio gli dice: ragazzi, ricordati sta frase che ti dico, che ti potrebbe da sembrare assurda, è meglio la Iacuzzi che il cesso della stazione. Bene, tappate le orecchie minorenni, che è una recensione che non si fa un sacco di tempo, non viene letta un sacco di tempo, ma visto che è Natale, avete pietà. Natale sul Niglio. Una nuova era del cinema albeggia, quella del rutto e della scureggia. A Natale sul Niglio, mortacci tua! Parla di celeste di cazzo! Che vanno tipo in vacanza, ma pezzo di merda! Vanno in vacanza sul Nilo. Allora poi... Vanno tipo su una specie di stronzo! De barca e fanno le feste, che è merda! Una piscafio della mignotta! E allora poi approccio! Poi allora succede che ma chi te sei cura? Allora va coglione! Allora poi succede che questo film che questa testa di mio cugino una volta ha fatto la puzza sull'autobus e tre barato. Quarto potere di Orson Welles. Quarto potere è un film molto importante, che poi infatti allora è proprio un film che metti che uno non l'ha visto, allora la gente dice: ma che è davvero? Ma che hai visto Quarto potere? E infatti questo film parla di uno che da ragazzino era sfigato e tutti lo chiamano per culo, allora lui a un certo punto pensa: ma lo faccio vedere io chi sono. Allora infatti diventa l'uomo più potente del paese, che infatti c'è un sacco di soldi e si compra tutti i giornalistici e poi si sposa, si divorzia, fa un po' stronzo con tutti e nessuno gli va bene perché è proprio un pezzo di merda e fa sempre come cazzo gli pare, poi quando che sta per morire dice: io non sono stronzo, volevo solo lo slittino mio. Se lo sapevo prima quel nano pelato di merda, io gli regalavo lo slittino e pure le renne.
Pinocchio. Pinocchio è uno che c'ha 50 anni che pare che l'hanno castrato. Infatti lui c'ha una vocetta un po' da facciano e sta sempre a piangere. Poi allora infatti arriva sta fatina che è una rincoglionita che pare che gli hanno dato una torturata in testa. Infatti allora poi Pinocchio piange sempre per tutto il film e dice la fatina, la fatina, la fatina, la fatina, la fatina, la fatina, bella la fatina, che almeno lo so perché, ma quando diceva mi veniva come la voglia di grattarmi. Allora poi lui salta sempre, salta e piange con la vocetta e tutto il scimo lo vuole ammazzare. E infatti poi stira il zap, lui e la fatina, infatti tutti se ne stavano andando. Poi però vivo ancora e tutti allora se stavamo incazzati davvero, poi allora infatti Pinocchio si trasforma in un piccolo somaro nel mentre che tutto il film si trasforma in una bufala gigante. A me a vedere Pinocchio mi è venuta una grandissima nostalgia di 7,50 euro. Adesso c'è una piccola carrellata dei ritratti storici. Giuda. Giuda era un ragazzetto che in qualche modo, tipo, lo doveva pure cappare. Che infatti lui all'inizio c'aveva tipo un negozio di carri usati. Allora poi conosce la rockstar molto trasgressiva. Allora gli dice, ma io te faccio la security, te seguo il tournée, dai retta a me che te faccio sfonnare. Allora però poi una sera va a cena con tutto l'entourage della rockstar. E infatti allora succede qualcosa di misterioso, che resterà misterioso per secoli e secoli di storia. Proprio una cosa che ancora adesso non si capisce, che qualcuno ci crede e qualcuno no. Che infatti a sta cena non si capisce perché, ma si siedono tutti dallo stesso lato. Allora Giuda lo mettono in fondo al tavolo, che non può parlare con nessuno e soprattutto il secondo giro non lo fa mai. Allora lui si stranisce e per dispetto di nascosto lo scarica sui miula. Ma oggi come oggi la gente non tradiscono come una volta. Dove cazzo vai con 30 denari? Che Guevara. Che infatti Che Guevara era un ragazzetto che andava in giro con la moto a squattà. Allora infatti un giorno va a Varadero a fare turismo sessuale. Però poi lui a un certo momento c'ha tutto un convertimento tremendo. E infatti fa una cosa che cambia per sempre la vita di milioni di persone. Che infatti c'è stato in giro un sacco di gente che tipo stava a casa e non fa niente, su una poltrona, oppure in ufficio, tutta scoglionata. Allora Che Guevara, che ci aveva le palle, che lui sapeva guardare veramente oltre certi confini, infatti allora lui si inventa la maglietta da bancarella con la faccia sua sopra. Che infatti prima la gente lì si metteva tipo una canotta rotta, una straccetta rossa, invece mo, con 10 euro, poi proprio che diventa rivoluzionario cubano, anche se c'è il Mercedes Cabrio per filone armare in Sardegna, e poi pure di asta la vittoria sempre, mica Forza Lazio. Mi nonno rivoluzionario c'aveva la canotta di Che Guevara, poi abbiamo scoperto che era una macchia di sugo.